Storia virale numero 68. Oggi vi racconto una fiaba popolare del Varesotto. Si chiama Il matto e il savio. Si narra dunque che una volta ci fossero due fratelli. Uno era bravo, andava tutti i giorni a lavorare ed era considerato proprio savio. L'altro invece era un po' più sciocco e lo chiamavano matto. Il matto stava a casa. Una mattina il savio uscì per andare a lavorare e il matto gli chiese: "Cosa vuoi che ti faccia per pranzo?" E l'altro, senza neanche voltarsi, disse: "Uff, fammi 3 grani di riso." E se ne andò. Al momento giusto, il matto mise un bel pentolone d'acqua sul fuoco. E quando l'acqua bollì, il matto ci mise dentro 3 chicchi di riso. Dopo un po' assaggiò un chicco crudo, lasciò passare del tempo e assaggiò un altro chicco, quasi cotto. Passò dell'altro tempo, mangiò l'altro chicco di riso e disse: "Ecco, proprio cotto." E quando il savio tornò per pranzo, gli venne servita una ciotola piena di acqua bollente. Il savio non sapeva più che cosa pensare, ma siccome il lavoro nella zona cominciava a scarseggiare, anzi non ce n'era per niente, disse al matto: "Dobbiamo andarcene via di qui, dobbiamo andare a cercare lavoro da un'altra parte. Avanti, partiamo." Il matto allora si mise al collo una collana fatta tutta di pane. Stava per uscire quando il savio si voltò e gli gridò: "Tira dietro l'uscio!" Intendeva dire: "Chiudi bene la porta di casa." Ma il matto non fece altro che prendere la porta, toglierla dai cardini, caricarsela in spalla e andare insieme col savio. Camminarono, camminarono, camminarono tutto il giorno, finché, quando venne la notte, si trovarono nel mezzo di un bosco. Per fortuna il matto aveva portato un po' di pane, così si saziarono e poi cercarono un posto per dormire. Il savio disse: "È meglio che andiamo su un albero bello grande, così non ci disturberanno gli animali feroci del bosco." Infatti, il savio si arrampicò su una grande quercia, scelse una bella forcella e lì si sedette e si addormentò quasi subito. Anche il matto montò sulla stessa quercia con fatica perché dovette portarsi dietro la porta. Si mise su una forcella con la porta proprio in mano e cercò di addormentarsi. Nel cuore della notte arrivarono molte persone, ridendo, schiamazzando, facendo un gran baccano. Erano ladri, briganti e furfanti, che si misero proprio sotto la grande quercia per dividersi il bottino. Oh, com'erano allegri, ridevano, scherzavano e dividevano le monete d'oro che avevano rubato. Il matto e il savio naturalmente si svegliarono e guardarono in basso questa scena fuori dal comune. A un certo punto il matto, non si sa come, forse si distrasse, forse perse l'equilibrio, sta di fatto che mollò la porta, la quale sbadasbang cadde proprio in testa ai briganti. I briganti, a veder cadere una porta da un albero, si spaventarono terribilmente. Pensarono che quello fosse una quercia fatata e quindi scapparono via a gambe levate, lasciando tutto il bottino proprio per terra. Allora il matto e il savio scesero dalla quercia, si riempirono le tasche e la borsa con tutte le monete d'oro che i briganti avevano lasciato e se ne tornarono a casa. Il savio portava in spalla la porta e il matto invece si toccava le tasche piene di monete d'oro. Ciao!